Che cavolo sei venuto a fare su questo pianeta? Questa è una domanda fondamentale. Puoi fare tutta una serie di cose, andare sulla Luna, sott'acqua, in deltaplano, andare in fabbrica, andare in miniera, fare l'allevatore di struzzi, nani, quello che vuoi. Ma c'è una parte del tuo target esistenziale, il tuo bersaglio, il tuo goal esistenziale che riguarda il fatto che, non so se hai notato, ma non tutti gli esseri umani sono uguali. Alcuni esseri umani sono più umani di altri e hanno delle cose davanti, di dietro, e invece degli altri hanno... hai presente gli elefanti? Ecco, tu sposta quello che gli elefanti hanno in grande, in alto, glielo metti in basso e c'è questa cosa elefantiaca. Fate le debite proporzioni. Allora, io voglio capire, cioè, che scopo hai? E sullo scopo, se uno dice, assonanze, può essere interessante perché ti può dare una chiave di interpretazione rispetto a quello che sto cercando di dirti senza potertelo dire. Ma insomma, io ho fatto un corso in cui mi occupo di tutto quello che è la problematica inerente a il contesto che noi abbiamo quando praticamente abbiamo un feeling, un possente desiderio di appagamento, di raggiungimento di stati di coscienza superiore in tandem. Ad esempio l'ombelico, ecco, è importante sapere che l'ombelico è una cosa bellissima, ma non ha nessun, ripeto, nessun rapporto diretto con la procreazione. Cioè, l'ombelico strutturalmente è un target sbagliato. Se tu ti focalizzi sull'ombelico non fai gol, non succede niente. Mentre invece in altre maniere otteniamo questa partenogenesi cellulare moltiplicata, per cui è una cosa incredibile. Cioè, tu c'hai una roba rotonda, immensa, che è grande 800.000 volte, 88.000, non so, molto più grande di un aggeggino, che è da notare, quell'aggeggino sembra un po' un girino, è presente la rana, il ranocchio, il rospo, il girino, ecco, gli sembra un po' il girino, non ha l'aria molto intelligente, ma si muove con tipo 150 milioni di suoi soci, ed è interessante per capire la cultura dentro la quale noi viviamo. La coda di questo girino, mentre nel girino si chiama coda, in questo micro girino che ha un obiettivo nella partenogenesi della specie umana, della continuazione della specie umana, si chiama flagello. Il flagello è una frusta chiodata che è un flagello, cioè ma perché uno deve chiamare una cosa invisibile che però fa tante cose utili e belle, perché grazie anche a questo noi abbiamo che il mondo si ripopola di bimbi meravigliosi che fanno dei giochi meravigliosi, lo devi chiamare flagello. Ecco, secondo me dobbiamo riuscire a disinnescare questa cultura che è riuscita, a causa di una sindrome patriarcale, autoritaria, violenta, con una passione per i divieti, per il peccato terribile, dobbiamo disinnescarla e dobbiamo riuscire a cambiare nome al codino del girino che fa poi che è interessato alla procreazione. Troviamogli un altro nome, aperto un concorso, regalo un mio disegno a chi riesce a inventare una nuova parola che sostituisca flagello, che è bruttissima, e però deve anche riuscire a farla entrare nei vocabolari, che è un pochino più difficile. Ma se ci mettiamo a cooperare, perché il bello dell'amore è che ovunque, non solo tra maschio e femmina, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, ma anche tra gli esseri umani, possiamo amarci, magari non fisicamente, ma psicologicamente, e cooperare. E questo è collegato a una visione del mondo che secondo me è collegata anche al fatto che è meglio sperimentare dei modi diversi di praticare l'unione psicofisica. Se hai capito qualcosa? Se sei capito qualcosa, questo è l'unico corso della storia del mondo in cui la pubblicità è praticamente non si capisce niente. Ma chi capisce, capisce. Mi capisci tu? Mi capisci a me?